Una pasión es una pasión. ¿Te das cuenta, Benjamín? El tipo puede cambiar de todo. De cara, de casa, de familia, de novia, de religión, de Dios. Pero hay una cosa que no puede cambiar, Benjamín. No puede cambiar de pasión. Volete acquistare giochi e abbonamenti a prezzi bassissimi? Link in descrizione. Instant Gaming, sito sicuro ed affidabile al 100%. Ad esempio, Football Manager, cliccando su PC Other, lo pagherete solo 35 euro. Approfittatene e fatemi sapere. Bella a tutti ragazzi e bentornati qui sul mio canale, penultimo episodio di questa stagione. E se non volete che questa sia l'ultima stagione, commentate qui sotto, mi raccomando, supportatemi, perché non stiamo facendo, come sempre vi dico, ve lo ripeto, sì, perché non stiamo facendo numeri eclatanti, ma ci divertiamo e voglio che vi divertiate anche voi, mi sto divertendo anch'io ovviamente. Quindi supportatemi con un commento e spingetemi a non fermarmi in questa carriera che voglio che raggiunga almeno i 100 episodi. Ci riusciremo? Chi lo sa? Mi piace, commento, iscrivetevi e andiamo a cominciare. Penultimo episodio quindi di questa stagione. Andiamo a vedere il calendario, perché quest'oggi ci aspetto le partite contro Udinese, Torino, poi in trasferta col Bari e poi in casa l'ultima con la Cremonese. E il nostro obiettivo ovviamente è quello di spingere, perché adesso la classifica ci dice che non siamo più a rischio retrocessione, perché mancano veramente pochissimi punti per la matematica. Ci vorrebbe proprio un disastro clamoroso per non salvarci. E quindi proviamo a guardare l'asticella un po' più alta, ma prima raggiungiamo quota 40 e dobbiamo riuscirci ovviamente in questo episodio. Mi avete chiesto di farvi vedere le prime in classifica, che sono Inter, Milan, Juve, Roma, Fiorentina, Lazio e il Napoli che è in Conference. Mi avete dato anche dei consigli per quanto riguarda il vivaio, ad esempio il giovane Fiore secondo voi cresce meglio come attaccante? Io ancora devo capire bene questa cosa, perché secondo me è anche un po' random. Lo proviamo come ATT. Vi ricordo che in descrizione ci sono i link di Instant Gaming per acquistare giochi e abbonamento a prezzo bassissimo. C'è, come vi ho detto a inizio video, Football Manager ancora a prezzo bassissimo, come avevano messo durante il Black Friday, quindi a 32 euro. Approfittatene per abbonamenti, PSN card, quello che volete, link in descrizione. E c'è anche la mia app sul calcio da scaricare, scaricatela per supportarmi. Direi bando alle ciance, però andiamo a sfidare l'Udinese per la prima partita di quest'oggi. Evitiamo turnover, pensiamo a giocare e proviamo fin da subito a raggiungere quella quota 40, che è la quota più importante. L'Udinese però è una bella squadra. Inquadrato penso Abdulhamid, ma soprattutto il Gallo Belotti, che, dato che mettete sempre le emoji del gallo qui sotto, ha segnato 5 gol nelle ultime partite. Piove al Barbera, Barbera comunque gremito, il pubblico vuole ormai sognare, vuole provare a raggiungere quell'obiettivo. Non sarà facile, abbiamo a disposizione, dato che questa è la 31esima giornata, abbiamo a disposizione ancora 24 punti e dobbiamo farne il più possibile. Le squadre entrano in campo, per me ragazzi è tutto pronto, inquadrato. Questa è la gigantografia di Bernabé, il Barbera è impazzito, chissà quando nella realtà avremo la gigantografia di Crivello. Ragazzi, bando alle ciance, andiamo a giocare. Buon giro palla in questi primi minuti, attenzione Sabiri, il lancio per Belotti, niente da fare, ancora Sabiri, si gira su se stesso, dentro per Sule, Sule, si è girato, segna Mattia Sule, dopo 5 minuti il Palermo è avanti con questa giocatona dell'argentino, 1-0 Palermo, il Palermo è avanti e la partita si fa subito in discesa per noi, ma dobbiamo stare attenti perché in fase offensiva l'Udinese è forte, con Beto, ha una bella squadra e all'andata, se non sbaglio, ci hanno battuti, la rete è di Mattia Sule, niente da fare per Silvestri, il portiere loro. Come cominciare bene un episodio? Ricci in avanti, attenzione ad Arvur Belli, Stefanottomo, un altro grande intervento. Silvestri, Belotti, si è mosso Silvestri, bella palla per lui, posizione regolarissima, attacca la porta Silvestri, uno contro uno, Silvestri, Silvestri, apre il sinistro, 2-0 Palermo in contropiede, imprendibile Silvestri, mamma mia che inizio di partita, clamoroso, dopo 12 minuti già doppio vantaggio per il rosanero, il pubblico è incredulo, un po' anch'io. Di solito Silvestri questi li sbaglia, stavolta non lo ha sbagliato. Siamo un attimo scoperti, Fernandez dentro, né del Charu, il capitano ottimo. Silvestri di prima per Belotti, era solo il gallo però, loro sono altissimi, dobbiamo toglierci da questa linea di pressing. Il lancio di Gallo per Silvestri contro Becao, chiude
il brasiliano. Ma Kengo chiude ancora molto bene la difesa. Poi, attenzione Sabiri, è partito Silvestri. Lo ha visto Belotti, la palla è per lui. Belotti, scusatemi, Silvestri, uno contro uno. Silvestri, apre ancora il sinistro. Stavolta il suo omonimo, Silvestri, chiude la porta. È posizione regolare, si è mossa malissimo la linea. Fernandes da fuori. Pigliacelli si oppone. Attenzione però, attacca l'Udinese. Palla dentro, Ricci, Beto. 2-1. Riaperto il match, Beto va a prendere la palla e adesso la partita si fa più seria del previsto, perché sul 2-0 ero molto tranquillo, adesso, come giusto che sia, iniziamo ad avere un po' di paura. Segna Beto, pressing di Sabiri, clamoroso, attenzione Sabiri, si è girato bene su se stesso, il lancio per Belotti, prova a passare contro Becao, niente da fare. Fernandes fino in fondo, la mette in mezzo, chiude Bellis, poi Gallo per Silvestri, di prima da Bernabé, esce il Palermo. C'è il movimento di Belotti, Bernabé, il lancio per Belotti, bella palla, Belotti, uno contro tre, ancora Belotti, vede l'inserimento dentro di Sule, bella palla, l'argentino la controlla, si gira sul, se la mette sul sinistro per calciare, viene fermato. Gomez si gira, riesce a servire Elia, bella palla, Elia in mezzo per Balanzola che prova il controllo ma non riesce poi a calciare. Fa trascorrere i secondi a due importanti, il lancio per Elia, deve andarsene sulla fascia Elia, uno contro uno, Elia è più fresco ma viene fermato. Finisce qua! Tre punti importantissimi per noi. Gara molto sofferta. L'Udinese ci aveva messo sotto inizio ripresa. Per fortuna, non trovando il gol, si sono un po' tranquillizzati. E adesso possiamo dirlo, ragazzi. Siamo a quota 39 punti. La salvezza è ufficiale. Il Palermo è salvo. Hashtag salvezza ottenuta. Vamonos. E stranamente, ma il morale non era al massimo prima della conferenza stampa. Dico che non potevamo assolutamente perdere ancora. E io vi invito, se non l'avete ancora fatto, a recuperarvi l'ultimo episodio. C'è tutta la playlist sul canale. Aggiornamento mensile. Brasile. Brasile, attenzione. Carlos Fe... Calma, calma, 16 anni, 1.200.000 di valore, ingaggiamolo subito, l'osservatore nuovo, Marcano, ci trovo un talento forse, cioè forse, dovrebbe essere un talento, e qui Buttaro vuole più soldi, Ale ne riparliamo, ne riparliamo, mai. Subito vivaio ragazzi, andiamo a vederlo, Ferreira, Carlos, 16 anni, è già un 60, non sembra avere 16 anni, un brasiliano che ha una stella piede debole, secondo me è un'ala questa ragazzi, anche se non è rapidissimo, lo allenerei come ala destra, così gioca a piede invertito, e gli aumenta anche di uno il piede debole, poi in caso se non dovesse andare bene come ala, potremmo ricambiargli il ruolo, la cosa bella del settore giovanile è proprio questa. Sfida col Toro, prima però classifica, e io l'ho già visto, 11° posto per noi, 39 punti, a un punto da quota 40. Purtroppo la conference è molto distante. Molto distante, però sono sincero. Trovarmi qui a poche giornate dal termine mi fa tanta gioia per come era cominciata la stagione in Serie A. Partita col Torino. Si va in trasferta. Manteniamo lo stesso 11 dell'ultima partita. Unico cambio dentro il giovane Ojeda al posto di Gallo. Ma solo per fargli fare un po' di presenza, dato che è un bel giocatore. Siamo a Torino, inquadrato. Non è Belotti, giuro di no. Stadio gremito per Torino-Palermo, partita a cui ho assistito nella realtà pochi mesi fa in Coppa Italia. Non è assolutamente questo lo stadio del Torino, gli piacerebbe. Torino-Palermo, gara dell'ex Andrea Belotti che avrà dei sassolini da togliersi dalle scarpe. Non contro i tifosi ovviamente, ma per quanto riguarda Cairo. Sapete tutti la sua storia, secondo me quest'oggi il Gallo vuole provare a segnare. È tutto pronto. Si comincia. Addolamente scatta sulla fascia. Centralmente da Belotti. Il lancio per Sabiri. Sabiri. La tiene Sabiri. C'è il movimento dentro di Abdulhamid. Abbiamo provato a servirlo. Mamma mia, Ferreira come se n'è andato. Ferreira dentro. Stiamo attenti. Un attacco molto rapido quello del Torino. Una squadra in generale molto rapida. Harwood, Bellis. Ti adoro. Palla dentro per Sabiri. Che di fisico la tiene. Ancora Sabiri. Dall'altra parte c'è Silvestri, la palla è per lui, bella palla, Silvestri, Silvestri, la mette in mezzo, per Belotti! Che ha provato a rifarlo, palla fuori, Belotti si dispera, era una giocata clamorosa anche questa. Belotti da pippone, vendiamolo subito perché non prende un pallone a Gesù Cristo. Silvestri, ancora Bernabé, va centralmente da Sabiri, 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 ha la palla sul destro, Sabiri, la palla fuori! Non è fallo né niente. Occasione sciupata. Mamma mia Sabiri, che comunque che bel giocatore. Il prossimo anno tra Coronado e Sabiri abbiamo due ottimi giocatori lì sulla tre quarti. Brutto fallo su Belotti. Belotti si arrabbia con i suoi ex compagni di squadra. Rimane pure a terra Belotti.
Bernabé, centralmente la Silvestri. Silvestri, per Sabiri. Sabiri, per l'inserimento di Gomez. Gomez, Gomez è passato! Ci divoriamo anche questo gol, arriva il giallo! Per il fallo su Belotti. Infortunio per il Gallo, speriamo nulla di grave. Non ho intenzione di perderlo, però la croce c'è. Belotti però sembra non star malissimo. Bernabé, Sabiri. Dentro per Belotti, Belotti, nonostante l'infortunio. Belotti, gol destro! Cosa ha preso? Cosa ha preso Radu? Silvestri, la mette in mezzo. Belotti ci riprova in rovesciata. Poi Sulé, dentro per Bernabé. L'alza sul secondo per Belotti, niente da fare. Forse dovremmo far uscire Belotti. Qui bella giocata. Attenzione al toro. Kwame, poi Ferreira, palla alta. Corre Ojeda al piccolo trotto. Mamma mia, comunque Mbuku di Kulu è una partita molto aggressiva. Ojeda con le mani per Silvestri. Silvestri tiene palla. La palla è per Sabiri. Inserimento dentro di Bernabé. Bernabé per Belotti. Belotti col sinistro. Gol dell'ex. Chiede scuno. L'esultanza non era tipo doppio cerchio. Saluta Cairo così. 1-0 Palermo, segna Belotti, gol dell'ex. E Belotti adesso potrebbe anche uscire, dopo l'infortunio, che speriamo non sia comunque nulla di grave. Non sembra stare proprio così male, eh? Qualche fischio dalle gradinate per il Gallo Belotti, per l'esultanza. Un po' polemica. Kwame in aria, non riesce a chiuderlo né nel Charu, parla dentro. Miracoloso, ancora Pigliacelli. Gomez chiude e finisce qua il primo tempo. 1-0 Palermo, siamo in vantaggio. Una partita strana, molto aggressiva. I tifosi sono contenti. Pure Belotti, però adesso è il momento di farlo uscire. Eh sì, c'ha un cerottino. Dentro Brunori, attacca il toro. Satriano, non riusciamo a chiuderlo. Attenzione poi, Mbuku, e chiude molto bene Gomez. E poi la diagonale di Nel Charu è fantastica. Mbuku dentro, Kwame, Harwood era intervenuto, Pigliacelli fa ancora il fenomeno. C'è poco da fare, ragazzi. Sulé, dentro per Abdulhamid. Movimento di Sabiri dentro. Sabiri vede partire Brunori, la palla per lui. Il capitano, Brunori, Brunori, gol destro! Niente da fare. Chiude Radu. Le seconde palle sono tutte nostre. Attenzione, questo è fuori gioco. Si è mosso bene Abdulhamid. Era fuori gioco, ma comunque chiudiamo. Bernabé dentro la Silvestri. Brunori, il capitano, vede partire Silvestri, lo serve bene, però chiude Magnani. Silvestri per Bernabé, ha un po' di spazio lo spagnolo. Bernabé ci prova col sinistro, poi sul... Madonna! Triplice cambio, cambiamo praticamente tutto il centrocampo. Entrano Tripi come centrocampista, Pastore e Ampadu. Subito il flaco Pastore, nasconde la palla all'avversario, la palla per Silvestri. Silvestri si ferma, va ancora da Ampadu. Ampadu dentro per Brunori, bella palla. Brunori, il capitano, Brunori, no! Cazzo, peccato! Diagonale ottima ancora del capitano Nel Charu, che poi rischia. Abdulhamid da dietro, non commette fallo secondo la direttrice. La palla per Tripi. Tripi va, Brunori tiene palla lui, scarica da Tripi. Tripi per Sulé, Sulé si accentra, dentro per Brunori. Il capitano prova a girarsi. E che è finita, non è più ripartito il Torino, finisce qua, il Palermo espugna la Mole Antonelliana, 1-0, tre punti fondamentali, adesso la quota si è alzata, siamo a 42 punti in classifica, non ci aspettavamo questa vittoria, diciamo che il Torino era salvo, e ha giocato benissimo il primo tempo, molto aggressivo, poi è iniziato a calare. 1-0, il minimo indispensabile, ma il bottino è pieno. Ragazzi, adoro la nostra fase difensiva. Cioè, con Harwood e Nel Charu ci andrei in guerra. Speriamo che Belotti... Mamma mia, 3 mesi. L'hanno scritto loro. Stagione finita per il nostro bomber. Dobbiamo trovare delle soluzioni. E occhio anche al settore giovanile, perché la nostra primavera potrebbe sfornarci qualcuno. L'Ucraina ci offre la panchina. Non è il caso in questo momento. Mentre si frattura dito piede. 3 mesi fuori per il Gallo Belotti. Poca roba in Costa d'Avorio, a parte Bamba, ma di sti periodi è meglio evitare. Gli unici 3 interessanti sono questi, ma aspetterei. E adesso abbiamo 2 settimane di pausa. Non è vero, non sono 2 settimane di pausa, c'è solo qualche giorno, perché affrontiamo subito il Bari. Io direi una tra Bari e Cremonese simularla. Mi giocherei quella col Bari. Bari 18° in classifica, vicino alla retrocessione, il Bari può anche lo salvarsi. La vedo dura sia per Lecce, Cremonese e Bari, perché i punti dalla Salernitana non sono tantissimi, però se stanno facendo così male è difficile che riescano a riprendersi. Comunque vedremo. Si va al San Nicola, stessa formazione, gioca però un Bala,
Vediamo se portarci in panchina qualcuno. Il cambio l'ho fatto alla fine. Dentro Jeandré, che per lui è come un derby, ovviamente. San Nicola, che si sta per riempire. Siamo a Bari Vecchia per queste immagini prepartita. Tanti scontri in questa carriera. Veri, veri, perché tra Serie B e Serie A ce ne siamo dati di santa ragione. Non sono state mai delle partite tranquille, anzi. E anche quest'oggi sono certo che il Bari proverà a strappare 3 punti per provare a salvarsi. Noi però abbiamo un obiettivo, e il nostro obiettivo è quello: 33esima giornata di campionato, Bari-Palermo. Voglio la metà classifica, voglio sognare fino all'ultima giornata. Poi se non dovessimo riuscirci, amen, ci avremmo provato. Però torna a titolare in Balanzolà e cominciamo questa partita senza il nostro riferimento offensivo. Mamma mia, cosa ha recuperato Silvestri subito. Movimento di Mbala, la palla è per lui. Nzola, Nzola, ha la palla sul sinistro. Nzola prova a portarsela ancora sul sinistro. Dentro per Silvestri. Silvestri in aria, fermato da Pinto coi capelli grigi. Nzola però ha altre idee. Corre Nzola, Mbala non lo ferma, non bala, scatenato, allarga il gioco per Sule, bella palla, poi andare all'argentino, Sule, apre il piattone, miracoloso polverino. Bernabé lotta, contropinto, ancora Bernabé, gli nasconde la palla molto bene, lo spagnolo ci prova col sinistro, poi Pinto rischia tanto. Bari in fase difensiva è proprio strano. Ah, qui siamo scoperti, attacca McDermott, il 5 la mette dietro. Segna Gomez e il Bari è avanti al 20esimo minuto. Siamo sotto in casa della terz'ultima in classifica. È un derby anche per loro. Ci sta l'esultanza un po' meno, ma a loro servono i punti salvezza. È quindi giusto così. Zola di fisico la tiene, fa partire Jeandré. Adesso Gomez, scusatemi, Jeandré la mette, ci mette tanto. Jeandré, sì, si vede che non gioca e quindi è fuori forma. Gomez di testa, Zola di prima per Sabiri, vede il movimento di Silvestri, bella palla, Silvestri uno contro uno, Silvestri, mamma mia cosa ha fatto, la bicicletta di Silvestri, poi sbaglia Polverino e si salva il Bari. Sabiri accelera dentro per Malanzolà che si è girato in un fazzoletto, 1-1, il pareggio del Palermo, segna Malanzolà, torna a titolare, esulta come Drogba, 1-1 e vado ad abbracciare Abdulhamid. Chissà cosa combinano questi due. Sabiri, movimento di Nzola, la palla è per lui. Mbala, Mbala, col destro! 2-1, Mbala Nzola al 42esimo. Il Palermo la riprende definitivamente. Ribaltato il risultato, segna Mbala Nzola ed esulta come Giovinco, con loro amici d'infanzia. Mi è dispiaciuto il fatto di aver preso Belotti, perché Mbala meritava, dopo un anno clamorosamente bestiale in Serie B, meritava di avere più spazio in Serie A. Però a inizio campionato l'ha avuto. Gomez di prima per Sabiri, fermato. Poi Sule, vede partire Nzola, di testa lotta Nzola, finisce qua il primo tempo. Siamo in vantaggio, continuiamo così, ma il Bari non ci renderà ovviamente la partita facile, come giusto che sia. Sbagliano loro, Silvestri recupera, velocissimo Silvestri, la mette in mezzo per Mbala Nzola, che addirittura segna col tacco al 54esimo minuto. Segna Mbala, tripletta personale, e si prende i fischi del pubblico perché Mbala sta esultando forse un po' troppo. Il Palermo però trova il 3-1, Bari disastrosa in fase difensiva, motivo per cui si trovano in fondo alla classifica. Silvestri prova la giocatore, entra in area, Silvestri scatenato, la tiene in campo Silvestri sul secondo palo per Sabiri che viene anticipato. Siamo agli ultimi istanti di partita, il Bari prova l'ultimo affondo, tornano indietro e finisce qua. Il Palermo vince la terza partita consecutiva, un finale di stagione per adesso quasi perfetto. Erano 4 partite alla nostra altezza, questa è la nostra portata assolutamente. 3 le abbiamo vinte, adesso incrociamo le dita perché la quarta la simuleremo. 10° posto. Siamo esattamente a metà classifica, a 7 punti dal Napoli che occupa il posto Conference League. Adesso si fa interessante la questione. Ce la simuliamo, vorrei andare a vedere le prossime partite per capire se farò un po' di turnover o altro. Però simuliamola tranquillamente. Simula partita, non simulazione veloce, almeno se c'è qualche problema entriamo gara in corso per provare a metterci una pezza. Ma io spero che il Palermo quest'oggi, anche senza il nostro aiuto, riuscirà a fare una grande partita. Calcio d'angolo, Silvestri in mezzo, Mbala Nzola, proprio lui, 1-0 Palermo. Ancora Mbala, 4 gol in 2 partite, fantastico. Bernabé perfetto, ripartiamo. Silvestri vede partire Gallo, di prima per Sabiri, Sabiri per Mbala, Nzola
5 in due partite, ancora Mbala-Nzola. Vediamo se Mbala fa la tripletta, altrimenti al 70esimo facciamo entrare Brunori e gli altri. Anche simulando la fase difensiva è clamoroso. Che gufo di merda! Sbaglia Silvestri. 2-2. Afenaghian, scendo in campo. Perfetto. Fanculo. Adesso sarà duro cercare subito il gol vittoria. Palla in mezzo. Dai Silvestri che sei alto 4 metri. Pastore, porta palla. C'è il movimento dentro di Gomez. Gomez può andare. Gomez chiede 1-2 a Brunori. Il lancio ancora per Gomez. Claudione. Claudio Gomez. Sul secondo palo c'è il compagno. Il lancio per Dennis Mann. Al 91esimo minuto. Il Palermo vince la partita con Dennis Mann. Culo clamoroso, ragazzi. Ve lo dico, ho messo pressing costante 91 di profondità e con questo gol ci portiamo a casa questa vittoria clamorosa, clamorosa. Che emozioni, grande Dennis. Il rumeno che ci regala questi 3 punti finisce qua. Chapeau, contentissimo, battuta 3-2 la Cremonese. E adesso possiamo andare a vedere la classifica. Lombardi da 49 passa a 56. Classifica, ragazzi. Siamo al 9° posto in classifica. Clamoroso. Abbiamo i 6 punti dell'Atalanta, 2 punti dall'Hellas, 7 punti però dal Napoli. Questo è un po' più difficile da raggiungere. Napoli che è in Conference League, se non sbaglio. In avanti lo scudetto se lo giocheranno Juve, Inter e Milan fino all'ultima giornata. Ma ragazzi, abbiamo fatto un salto clamoroso con queste 4 vittorie consecutive. Ci credo, cioè è una cosa abbastanza normale. 9° posto. 9° posto in classifica. Inaspettato. Retrocesso ormai Lecce definitivamente. Vi lascio così con queste ultime nostre 4 partite. Non mi immaginavo che dovevamo ancora sfidare 3 big entro la fine del campionato. Quindi ci vediamo al prossimo episodio. Se siete arrivati fin qui, hashtag crediamoci. Ma sarà molto difficile adesso. Meno male che abbiamo vinto queste 4.